Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tiramisù alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono fragole, mascarpone, panna per dolci, succo d'arancia, zucchero, vanillina, uova e savoiardi. Diamo il via alla ricetta! Per prima cosa abbiamo tagliato 300 g di fragole a cubetti e le abbiamo messi a macerare nel succo d'arancia. E le altre 200 g di fragole le abbiamo tagliate a fette. Adesso metteremo 50 g di zucchero all'interno del boccale e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Versare lo zucchero sulle fragole. Ed amalgamiamo con la spatola. Posizionare la panna in congelatore. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare le uova. La vanillina, e lo zucchero, ed azionare il bimby per 10 minuti a velocità 4 senza misurino. Posizionare il boccale in frigo per 15 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il boccale dal frigo e la panna dal congelatore. Versiamo la panna nel boccale. E la facciamo montare per 2 minuti. A velocità 4 senza misurino. Aggiungere il mascarpone. Ed azioniamo il bimby. Per 2 minuti a velocità 4. La crema a mascarpone è pronta, versiamola in una ciotola. Nel frattempo separiamo le fragole dal succo. Comporre il tiramisù. Mettere sul fondo della pirofila la crema al mascarpone e livellare bene. Bagnare i savoiardi nel succo che abbiamo filtrato e posizionarli sulla teglia. Coprire con la crema e livellare bene. Mettere le fragole . Fare un altro strato con i savoiardi. Completare con la crema.
Livellare bene. E decorare con le fragole a fette. Decorare con foglioline di menta. Riporre in frigo per 4 ore. Tiramisù alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta.